Siamo qui all'Università di Betlemme, che è un'università cattolica con due terzi di studenti musulmani. E qui all'università gli studenti lavorano insieme, sono insieme per 4 anni e con l'educazione cerchiamo di costruire una società migliore. Stiamo lavorando per una Palestina migliore, una Palestina dove cristiani e musulmani lavorano insieme e vivano in pace e con la tolleranza. Quest'anno l'Università di Betlemme ha dato alla società palestinese circa 800 nuovi studenti specializzati nelle diverse materie. Personalmente vengo a partecipare alla gioia della società, dell'Università, dei Fratelli delle Scuole Cristiane della Chiesa, perché questa è una università della Chiesa. Ed è questo un segno, una presenza cristiana nel mondo musulmano. È una presenza al servizio della comunità, in cui vengono la maggioranza sono musulmani, e questo favorisce quel clima di apertura e di capacità di relazionarsi gli uni all'altro nel rispetto, ma anche nella collaborazione e, perché no, anche nella cordialità, nell'amore reciproco per il bene della società. Questo è il significato dell'Università di Betlemme e della presenza della Chiesa in questa università. Sono venuto qui perché mia sorella è laureata dall'università qui, Betlemme Università, letteratura di inglese. Che soddisfazione è vedere tutti questi giovani palestinesi in questo momento. L'università fa un contributo molto speciale perché è profondamente cristiana, nonostante che molti dei studenti sono musulmani. Io vedo in questo studente il futuro di Palestina, perché vedo persone che vogliono lavorare, studiare, fare il suo contributo al paese, alla Chiesa, alla comunità. E questo per me è il più importante di tutto, perché i politici parlano, ma questi lavorano, studiano e sono pronti per fare cose grandi nel futuro.